Benissimo, siamo ritornati di nuovo nella gola lunare, nel livello 5. Vi faccio vedere dove siamo, dove ci troviamo. Quindi livello 5 in questa entrata in particolare, dove si possono scontrare le Princess Flan tramite gli allarmi. Quindi ricordatevi bene di portarvi gli allarmi. Vi faccio vedere l'equipaggiamento di Cecil, che è praticamente composto da tutto il set Onion, tranne la testa, che ho preferito dare a Kane per aumentare un pochino la sua difesa. L'elmo di drago, ovviamente, cioè per aumentare un po' la rapidità, scusate. Però facciamo una cosa, diamo tutto il set completo a Cecil, in modo tale da aumentare la sua rapidità e la sua difesa magica. La sua destrezza alla fine non ci interessa, dato che è praticamente un tank a tutti gli effetti, e la destrezza magica non ci interessa neanche perché, ripeto, lui è un tank a tutti gli effetti, quindi riesce tranquillamente ad assorbire tutto. Lo spirito non mi interessa, bensì potrei dare lo spirito a Rosa, in modo tale da poter curare in maniera definitiva tutti quanti, solo che ridurrei la difesa e ridurrei anche quella magica, provocandole comunque dei seri danni. Già subisce parecchio, quindi darle magari questo potrebbe essere peggio ancora, però voglio darglielo proprio per lo spirito, dato che lei è la curatrice. Avere uno spirito alto mi permette comunque di curarmi in modo efficiente. Dopodiché vi farò vedere anche che lo status Berserker non mi permetterà, cioè non sarò immune allo stato Berserker anche se avrò lo scudo Onion. Quindi diciamo che lo status Berserker è praticamente uno dei più infami all'interno del gioco. Però non è un problema, perché sapete benissimo che noi le Princess Flan riusciamo benissimo a gestirle. Anche se dovessi mettere non auto, vi faccio vedere appunto che vedete addirittura 2800, quando prima facevamo molti molti meno danni. Quindi avere comunque l'equipaggiamento Onion per farmare queste Flan penso sia la cosa migliore, senza considerare il fatto che la difesa che abbiamo adesso è altissima, veramente altissima. Quindi siamo in una botte di ferro tecnicamente. Possiamo anche sprecare tutti e 99 gli allarmi per la riuscita, per l'appunto, di questa missione. Quindi di trovare la coda rosa, che è l'ultima tra le code che ci interesserebbe tecnicamente ottenere. Come potete notare, 3000 e passa di danni per Cecil, che in confronto agli altri che fanno 1200, 1900, 1800 è una cifra molto molto importante. Guardate, 2500, cioè si nota che l'attacco di Cecil è migliorato tantissimo, senza considerare il fatto che come forza ha cappato i 99, quindi è proprio il massimo della potenza, il massimo della prepotenza da parte di Cecil. Vediamo cosa otteniamo, il super etere, quindi niente neanche questa volta. Al solito potete fare un piccolo giro magari di energia, giusto per essere sempre full, ma non ne avrete bisogno perché comunque il party è forte. Se avete fatto le stesse cose che ho fatto io, ovvero avete avuto lo sbattimento di prendere tutto l'equipaggiamento Onion, state tranquilli che non rischiate nulla. La rapidità di Cecil aumentata grazie appunto agli oggetti che abbiamo preso da una grossa mano, perché potete notare che con il critico Edge ha fatto 2200, mentre invece Cecil già con un colpo normale ha fatto 2008, cioè una potenza pazzesca. Veramente la spada Onion sicuramente con l'abilità superamento, con la sublimazione superamento, potrà dare veramente tante soddisfazioni. Quindi probabilmente equipaggiandole insieme poi mi permetteranno anche nel New Game Plus di avere un qualcosa in più, di avere quel bonus che fa sicuramente comodo. Detto questo, direi che mi posso anche mutare per il momento. Cioè, vi faccio godere la sfida, vi faccio vedere il combattimento. Sia questo, e poi ne facciamo un altro. Al solito ve ne faccio vedere sempre tre di combattimenti. E poi
staccherò la registrazione, farò il taglio in modo tale che poi possiamo vedere effettivamente solo il risultato finale, che è per l'appunto la coda rosa, qualora la dovessimo riuscire ad ottenere. Qua non so, vi consiglierei forse di fare il trucchetto di salvare prima e poi tornare qui, perché non riuscireste, qualora doveste utilizzare tutti e 99 gli allarmi, a capparli nuovamente. Quindi sareste costretti in un qualche modo a vendere qualcosa di importante, o comunque vendere tanti oggetti che sicuramente non vorreste vendere. Quindi diciamo che la rottura di scatole è un po' quella, il fatto che queste Flan Princess diano veramente poco, come Guile, diano veramente, veramente pochi, diano pochi soldi, ecco, diciamo soldi, perché c'è chi li chiama Gil, chi li chiama Gil, chi li chiama Guile, non voglio creare polemica, quindi chiamiamoli soldi, vi daranno pochi soldi e quindi la situazione un po' si ritorcerà contro a lungo andare. Quindi magari fare una run di 99 allarmi fino a quando non ottenete la coda, se la ottenete prima meglio, e poi basta, e poi chiudete. Sì, poi chiudete perché penso sia la cosa migliore, e ricominciate da capo e con 99 allarmi sicuramente la situazione sarà ben diversa. Comunque, ho detto tutto, non c'è più niente da dire, quindi godiamoci questo combattimento. Successivamente... vi farò vedere l'ottenimento della coda rosa, vi farò vedere anche l'ottenimento dell'Adamant Armor e poi successivamente magari faremo la sfida finale, faremo il combattimento finale e cominceremo il New Game Plus facendovi appunto vedere che l'equipaggiamento ottenuto in questa parte finale del gioco ritornerà ad essere nostra all'inizio della nuova partita. Quindi veramente una cosa abbastanza figa. Vedete, se esi il 3200 danni così, senza nessun timore. Addirittura Elisir è buono, qui si droppano degli oggetti molto, molto buoni. Quindi anche il fatto di ottenere magari, diciamo, di sprecare, tra virgolette, 99 bells, sicuramente non vi si ritorcerà contro. Comunque, continuo con gli allarmi e ci vediamo dopo. Dopo giorni di farming, finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto finalmente la coda rosa. Era l'oggetto, l'ultimo oggetto che mi serviva appunto per completare, tra virgolette, le chicche e le sorprese ovviamente del gioco, senza considerare le summon nascoste e ovviamente tutte le missioni del coniglietto, che andremo a fare sempre in questo episodio, perché in questo episodio farò una collezione praticamente di tutto ciò che ovviamente c'è di nascosto nel gioco. Per cui abbiamo finalmente la coda rosa, possiamo uscire dalla gola lunare, perché finalmente abbiamo preso tutto, quindi utilizziamo subito la magia teleporto. Ragazzi, veramente
è qualche due o tre giorni che praticamente sto farmando come un assassino per tentare di trovare sta coda rosa. Finalmente ci sono riuscito e sono davvero, davvero soddisfatto. Adesso la cosa che dovremmo fare è andare, innanzitutto salvare, perché devo assolutamente salvare prima che succeda qualche casino. Ok, adesso che abbiamo la coda rosa, torniamo sulla terra, quindi ritorniamo indietro. Successivamente scambiamo questa coda rosa per ottenere finalmente l'armatura di adamantite e col fatto che abbiamo trovato anche già il budino arcobaleno andremo a completare subito tutte le quest del coniglietto Way e qualcosa, perché poi cambierà nome, quindi non lo chiamo fisso, lo chiamo coniglietto Way, easy, fine, e abbiamo risolto il problema. Quindi piccolo taglio e ci vediamo tra poco. Eccoci a bordo del nostro Hovercraft, quindi andiamo subito nella caverna a scambiare finalmente la nostra coda rosa e ottenere l'armatura di Amantite, che è una tra le armature più forti presenti nel gioco. Eccola qui, armatura di adamantite, e ora ho sbloccato anche l'obiettivo alla fine della sventura. Vi faccio vedere subito che l'armatura di adamantite, a differenza dell'armatura Onion, come potete vedere, mi aumenta tutte le caratteristiche a prescindere dalla. Diciamo proprio, mi aumenta tutte le caratteristiche a prescindere dal mio livello. Ed è per questo che effettivamente è più forte della corazza Onion. Infatti, come potete vedere adesso, le mie caratteristiche sono un qualcosa di pazzesco. Certo, avere il completo comunque il completo Onion è sicuramente un qualcosa in più, anche perché comunque potete vedere che l'unica cosa che effettivamente va ad aumentare con la corazza di Adamant è la difesa di un punto. La difesa magica di un punto e poi destrezza e destrezza magica che aumentano giustamente di un po' di punti, ma per uno come Cecil non è tanto importante avere questo tipo di destrezza. La cosa buona sarebbe la rapidità, perché raggiungiamo appunto un valore di 89, mentre invece con la corazza Onion ne riceviamo un valore di 74. Quindi diciamo che effettivamente, come statistiche in generale, forse la corazza di Adamant è meglio dal punto di vista di diciamo di rapidità più che altro. Però, dato che io appunto ho il completo Onion con Cecil, voglio tenere ormai il completo Onion e quindi voglio utilizzare questo. Mentre invece, per quanto riguarda Kane, che sarà il mio secondo DPS, potete vedere come effettivamente la corazza di Adamantite lo renda effettivamente una grande bestia. Potrei darlo effettivamente anche ad Edge, se non sbaglio, sì, però la sua destrezza diminuirebbe di un bel po'. E dato che Edge comunque conta tantissimo sulla sua destrezza, dato che comunque lui è rapido, come potete vedere, rapidità 99 e destrezza addirittura 85, essendo comunque un ninja, e la destrezza per lui è quasi fondamentale, perché gli consente quasi di evitare tutti gli attacchi, darò la corazza di Adamant a Kane. Tanto questi saranno tutti oggetti che anche nel New Game Plus avremo nuovamente nell'inventario, quindi non è assolutamente un problema. Detto questo, adesso per ordine andiamo a fare prima la quest del Naming Way, che sarebbe appunto il coniglio che cambia nome in base alla zona dove si trova e alle richieste che ci farà, e poi successivamente completeremo anche gli Eidolon, ovvero ritrovare l'ultimo Eidolon che si trova praticamente nel sottosuolo e poi prendere anche le evocazioni, quelle bonus, quelle in più, che ovviamente Iridia può imparare da determinati nemici, che vi spiegherò ovviamente dopo. Per cui vado a raggiungere Namingway nel punto dove si dovrebbe trovare adesso, perché adesso devo ricordarmi anche quali erano le zone dove trovare Namingway e ci vediamo dopo. Eccoci qui nella cittadina di Baron, perché se vi ricordate bene, il negozio di armi e di armature di Baron era chiuso a chiave, ma adesso noi che abbiamo la chiave di Baron possiamo aprirlo. Ed è infatti qua il luogo dove si troverà successivamente Namingway per cambiare nome e, se non ricordo male, dovrebbe richiamarsi adesso Jammingway, proprio perché sbloccheremo anche il music box da lui. Praticamente il coniglietto Namingway
che sarebbe il nome originale, darà un sacco di cose aggiuntive man mano che lo troveremo nel gioco. Ci farà delle richieste, delle volte, e qualora noi le riuscissimo ad accontentare, otterremo una ricompensa bonus. Ovviamente vi posso dire anche già tutte le locazioni, anche perché le vedremo insieme, però partiamo dall'inizio. La prima volta troveremo Hemingway nel castello di Baron, ovvero si presenterà lui a noi al piano terra dove appunto Cecil andrà a riposare. Poi successivamente avremo Mappingway, ovvero all'entrata della caverna di Mist, quindi diciamo che i primi incontri sono quasi obbligati con lui. E appunto nell'entrata della caverna di Mist ci darà la mappa, ci dirà anche della sua passione per le mappe e ci suggerirà anche il fatto di completare tutte le mappe al 100% per ottenere una ricompensa addizionale. Successivamente diventa Livingway lo troveremo nella casa di Kaipo. Ora, io penso di avervelo fatto vedere nel mio gameplay, ma non ne sono tanto sicuro. Però se non lo sapete, si trova lì, nella casa di Kaipo, dove appunto lui si stanca di essere un cartografo, si stanca di fare quello che faceva prima e quindi adesso vuole godersi la sua vacanza. Successivamente si chiamerà Recordingway, dove appunto lui vuole diventare un giornalista e si troverà all'interno della locanda di Fabul, quindi lo troveremo obbligatoriamente anche per trama, visto che comunque dovremo andare lì, riposare lì, quindi lo troveremo sicuramente. Quello che invece potrebbe sfuggirvi è la prima locazione un po' più nascosta, ovvero Campingway, che si trova appunto nella foresta Chocobo al nord di Troia. O comunque in una qualsiasi foresta Chocobo, però quella dove vi consiglio di trovarlo è appunto lì, perché appunto dovrete andarci per trama e quindi di conseguenza lo troverete. Dove vi dirà appunto di essere amico del Chocobo grasso, quindi del Fat Chocobo, e vi dirà successivamente che lui si è stancato della sua passione precedente e adesso andrà in vacanza, infatti si chiamerà Campingway. Adesso invece si troverà dentro il negozio di armi e armature di Baron, eccolo lì. Anche perché, se non sbaglio, qui dovremmo trovare, esatto, delle protezioni, comunque in generale delle cose che non sono un granché. Quei forzieri non ricordo se effettivamente si possono prendere, ma credo proprio di sì. E forse devo prenderli da un'altra parte. Qui ovviamente otteniamo tutte armi che potrebbero servire per Fang, comunque, però ora che ci penso voglio vedere se... Quanto pare no, forse non si possono prendere. Comunque, parliamo con... Eccolo qua, Campingway. Toh, chi si rivede? Come dici, mi sbaglio? Non vorrei sembrarmi ultimamente, ho scoperto l'amore per la musica. E così ora viaggio e delizio chi incontro con le mie soave composizioni. Non posso più essere Campingway. Quindi adesso è diventato Chetraway, il compositore. Che poi sarebbe... sì, vabbè. Ti va di ascoltare uno dei miei brani? Sì. Ecco, e ora come potete vedere abbiamo sbloccato praticamente tutto il jukebox di Final Fantasy IV. Non ci interessa più nulla. Forse le devo ascoltare una per forza prima di... vediamo. Sparaparapa. Ascoltiamone un paio giusto per... Va bene. E adesso possiamo uscire da qui. Ovviamente lui non si sposta, perché ovviamente rimane lì dove si trova. E siamo noi che dobbiamo andare a trovarlo. Dove? Esattamente, se non sbaglio, nella cittadina di Troia. Quindi dobbiamo andare lì sopra. In modo tale da poterlo incontrare. Ok, qua. Però se non sbaglio era nella cittadina, sì, non nel... ecco, nella cittadina e non nel castello di Troia, perché lui dovrebbe trovarsi esattamente dietro, forse, se non sbaglio, la locanda, quindi dobbiamo andarci forse da quel lato. Vediamo se era vero, perché... ho dei ricordi... eccolo! Ci vediamo spesso, vero? Anche tu stai aspettando qualcuno? No? Come non detto? E ora ci parlerà per un incontro galante. A due ragazze contemporaneamente. Non posso chiamarmi più Chetraway. E si chiamerà appunto Casanoway. Che nella versione inglese dovrebbe essere, se non mi ricordo male, dovrebbe chiamarsi Cheatway, una cosa del genere.
cheating way, no? Una cosa del genere. Però mandare tutto all'aria mi sembra proprio un pacco. Aiutami tu. Dovresti parlare con la ragazza che lavora là e farmi guadagnare un po' di tempo. Ok, quindi dobbiamo andare nuovamente nella locanda e parlare con la ragazza che lavora qui. No, forse non era lei? No, anche perché qui c'è un ragazzo. No, non voglio riposare, ma non c'era la scenetta dove doveva parlare o una cosa simile. No, forse finiva veramente così. Sì, forse finiva veramente così. Boh, non ci sto pensando. Comunque, andiamo nel prossimo posto. Magari effettivamente finiva così la scena, ora che ci penso. Questa è la volta dove appunto dobbiamo andare a trovare il nostro coniglietto nella zona più brutta. Cioè, nella zona. È la richiesta sua più brutta. Dovremmo andare, se non ricordo male, adesso ad Agart. Agart era quella cittadina lì, vero? Sì, credo di sì. È quella lì che c'è su quell'isola, perché dovrei... Aspetta, innanzitutto completiamo la mappa qua, che mi dà fastidio vedere questo riquadro. Oh, ecco. Così adesso abbiamo anche completato... Agart dovrebbe essere questa. Se non ricordo male, sì, perché è dove praticamente si entra per il mondo... Quello sotterraneo, esatto. E adesso qui, se non erro, lui dovrebbe trovarsi in quella casa abbandonata, quella a nord. Quella dove abbiamo trovato una volta qualche Guile, se non ricordo male. Ovvero qui. Dovrebbe trovarsi qui. No, non c'è. Doveva trovarsi qua. Se non ricordo male, doveva si trovarsi qua, però forse... Forse è perché non abbiamo fatto la scenetta con quella, diciamo, con la ragazza di prima. Quindi sì, effettivamente devo completare la scenetta. Allora, faccio un taglietto e ci vediamo dopo. Eccoci. Dovremmo parlare, se non sbaglio, con una di queste. No. Tessera dei soci? Permetti di entrare nella taverna? Dal re a Troia. Ah, ecco, forse mi serve la tessera. Però aspettate, prima di fare questo investimento. Ecco. Dovevo perdere tempo con questa qui. Eccolo qua. Casano Way. Un CD delle mie canzoni, ok. Quindi adesso abbiamo il jukebox anche dal Chocobo grasso. Perfetto, e abbiamo concluso questa cosa. Io voglio fare anche questo esperimento. Compro la tessera dei soci. Tessera dei soci. Yes, perché si apriva appunto il passaggio qua segreto. Che adesso però non ricordo effettivamente dove portasse. Ah, ecco. Questa zona, ma non me la ricordavo proprio. Lo spettacolo sta per cominciare. E che cos'era? Oh oh. Oddio. Che figata. Non la ricordavo proprio sta cosa.
Cioè, 100.000 gaile per questo effettivamente può valerne la pena? Chissà. Oh. E Rosa? Come la prenderebbe? Mi stanno mandando i bacini. Deluso. Qui si ci può entrare? Yes. Vediamo, magari c'è. Una sublimazione. Cerca Guil. Che sicuramente mi permette di ottenere più. Insegna l'abilità cerca Guil. Vabbè, ma non la utilizziamo. Anzi, sì, invece la devo utilizzare. Però su chi la usiamo? Sempre su Cecil, alla fine. Alla fine va bene. Abilità, vediamo cosa fa questa. Incrementa la somma di gaile ottenute. Vabbè, sì, questo era, mi sembra abbastanza ovvio come cosa. Mi sembra abbastanza evidente. Così vi ho fatto vedere anche come ottenere un'altra sublimazione. Vedete? Ho fatto l'uno e l'altro. Allora, qui non c'è nient'altro. Bene, quindi possiamo tornare. Olè. E facciamo anche un'altra cosa, perché un altro degli obiettivi che devo fare, tra virgolette, è quella di. No, budino arcobaleno no. È quella appunto di ottenere in totale 500.000 gail. Quindi effettivamente io dovrei vedere se effettivamente ho tra le mie, diciamo, tra le mie fila oggetti che in realtà non mi servono. No, queste sono tutte che mi servono alla fine. No, queste sono tutte. Aspetta, cosa c'era? No, la Ragnarok non la voglio vendere. Dopo tutto quello che ho fatto per ottenerla, direi, ecco, le polveri di stelle. Queste le possiamo togliere. Il baffo di Jaguaro pure, che non mi interessano. La clessidra d'oro. Anche questo possiamo togliere perché tanto non ci interessano. Questo pure. Poi vediamo cos'altro abbiamo. No, il padiglione no. Mi serve assolutamente. Mega Elisir, magari lo teniamo, anche se effettivamente costa un bel po', ma le extra pozioni le possiamo togliere. Anche le gran pozioni, tanto ormai ho le magie che mi curano da tutto. Però non c'ho niente che effettivamente. Ah sì, la cotta di drago la possiamo vendere. Mitene di cristallo direi no. La mitene di drago sì. No, manopoli di Genji no, che sono. Ah no, vabbè, ne ho due. Bracciale potente. Dai, mi manca pochissimo. Oh, 500.000 gaile. Perfetto, serve un cavò. Ok, ho ottenuto anche quest'altro obiettivo. Che sto facendo anche gli obiettivi ovviamente di Steam. Quindi giusto farli tutti in una volta. E adesso che abbiamo fatto questo, possiamo andare ad Agart. Adesso ci possiamo andare davvero. Adesso ci possiamo andare davvero perché appunto il nostro Cheating Way o come si chiamava? Casanova Way, una cosa del genere, ci aspetta esattamente lì.
nella casa che appunto vi stavo dicendo prima. Allora, eccoci qui e andiamo nella casetta dove vi ho detto, che vi ho detto prima. Questa è una delle side quest, diciamo, questa è una delle fasi delle side quest veramente difficile, perché adesso non voglio più essere Casanova, la mia adorata fidanzata va pazza per i budini, ho così deciso di regalargliene il più possibile. Sì, ho cambiato vita e adesso sono Budinway, l'innamorato. Ecco, non riesco a trovare un budino arcobaleno. Ti prego, cercamelo tu, sì. Davvero sei un amico. Hai trovato il budino arcobaleno? Sì. Eccolo qua. Fatto. Quindi abbiamo preso un oggetto estremamente raro che costerebbe, diciamo, la vendita 100.000 gail per darlo a lui. Adesso che abbiamo fatto questo, dobbiamo spostarci in un'altra zona. Allora, dov'era l'altra nave? Eccola qui. Andiamo a prendere l'altra nave perché dobbiamo spostarci all'interno del castello, appunto, dei nani. Ma non mi fa scendere così. Per cui, mi servirà assolutamente questa, anche perché dovrò viaggiare in giro per il submondo. Anche perché poi dopo dovremo andare a prendere l'ultimo Eidolon che era disperso in una delle taverne. Quindi andiamo da questo lato, ovvero qui nella città, qui nel castello dei nani, e dobbiamo raggiungere la taverna. Eccola, finalmente la taverna. Non la riuscivo a trovare. Stavo dicendo, ma dove si trovava sta taverna? Eccolo. Qui intanto c'è l'ultimo degli Eidolon, quindi parliamoci. Così prendiamo due piccioni con una fava. Ridia che lo guarda. Perfetto. E adesso qui troviamo di nuovo Budinway. Anche tu sei qui per dimenticare. Almeno tu. Ti ricordi il budino? Esatto. Sono andato dalla mia ragazza e abbiamo scoperto che uno sbruffone mi aveva preceduto. Se pensa alla fatica. L'apatico. Io ho un favore da chiederti, lasciami in pace. Ecco, e adesso dobbiamo affrontarlo. Quindi sciottiamolo in maniera abbastanza crudele. Un gail. Che mi è successo è una cosa importantissima. E adesso otteniamo la sublimazione di Tata, che non ricordo cosa faccia. Oh, e se n'è andato. Quindi andiamo su inventario. Insegna l'abilità di Tata. Ma a chi lo diamo? Vorrei dare tutto a Cecil. Diamolo a Kane. Vediamo cos'è di Tata. Vediamo. Anche perché non li ricordo tutte le abilità. No, devo andare su status. No, su abilità, scusate. Permette di infliggere cecità a tutti i nemici. Carino. Carino, infatti ditata come dita negli occhi, intesa come quello. Ok, ci sono arrivato soltanto adesso, lo so, sono un po' tardo. Benissimo, quindi andati anche alla taverna del castello dei nani, possiamo andarcene e uscire. E adesso dovremmo andare, se non ricordo male. Era il passaggio, se non sbaglio, quello con la caverna degli Eidolon. Ora, io non li ricordo tutti in ordine bene. Cioè, io vado un pochino intuito.
Allora, andiamo nella caverna degli Eidolon, che dovrebbe essere questa, tra l'altro. Che adesso non mi dovrei confondere più. Dovrebbe essere questa. Esatto. Per cui, sì, andiamo con lui. Ah, non l'avevo visto. Eccoci qua. E dovremmo trovare, se non sbaglio, io ora non ricordo se era questa zona o quella dopo. Praticamente c'era una sorta di forziere, forse. Doveva spuntare praticamente un forziere, se non ricordo male. Doveva spuntare un forziere. Aspetta, forse era qua? No, questa è la strada che mi riporta poi indietro. Io ricordavo fosse in questa zona, forse mi sbaglio. Allora, torniamo indietro. Ecco, e andiamo. Visto che ormai siamo qua, andiamo a parlare con il tizio che voleva tutti gli Eidolon a casa. Anche perché lui forse si trovava, sì, mi ricordo che si trovava qua, ma non mi ricordo dove di preciso. Allora, qui intanto abbiamo finito. Ora ci sono tutti. La sublimazione anti-reflex. Che è una delle sublimazioni top per quanto riguarda il gioco. Insegna l'abilità anti-reflex e questa la diamo assolutamente a Rydia. Ovvero la capacità di poter è una sorta di perfora reflex. Quindi andiamo da Rydia. Magia nera, invocazione, genere. Beh, potrei togliere attacco direttamente. Permette di evitare gli effetti di reflex. Ah no, aspetta. Ah sì, permette di evitare gli effetti di reflex. Quindi anti-reflex e GG. Tanto lei è PM, ne ha 999, quindi non è assolutamente un problema. Eccolo! Mi ricordavo fosse qua. Ancora grazie per l'altra volta. Ah, ho visto, ma finalmente sono riuscito. Ok. Ora che ho conosciuto il vero Mero non posso più essere Sospirway. Ed è diventato Amarway. Come si chiama la persona a cui vuoi più bene? Immetti fino a 5 caratteri. Ecco, sai, ho un appuntamento con la mia ragazza. Alla prossima. Benissimo. Io ho messo il nome, ovviamente, della persona che ricopre quel ruolo. Però, lasciamo perdere. Adesso invece dobbiamo andare via, quindi dobbiamo fare il viaggio al contrario, andare via, quindi dove si trovava il teleport per andare. Ecco qua. Adesso prendiamo questo e usciamo. Ecco, da qua utilizziamo la magia teleporto. Yes. Prendiamo di nuovo la barca, cioè la barca, la nave, e usciamo nuovamente dal submondo, perché adesso dobbiamo dirigerci verso un'altra zona. Che sarebbe la torre della preghiera di Nisidia.
Perché appunto il nostro amichetto si sta per sposare, visto che ha trovato finalmente l'anima gemella, adesso appunto ha deciso di compiere il grande passo. Per cui andiamo a Missidia, verso la torre della preghiera, che dovrebbe essere appunto in fondo, qui. Eccolo là. La festa per il mio matrimonio. Esatto. Non posso più essere Amorway, quindi è diventato Nozzaway. Adesso tecnicamente adesso che finalmente il nostro Namingway si è sposato, dove andrà ovviamente? A casa. E quindi bisogna riutilizzare adesso il traghetto lunare per ritornare nella casa dei Namingway, che praticamente è quella locazione dove appunto noi andavamo a comprare gli allarmi precedentemente. Per cui entriamo sul traghetto lunare, andiamo col cristallo verso zone mai conosciute. E raggiungiamo qui la città dei Namingway. Per cui scendiamo. E adesso dovremmo trovarlo. Eccolo lì, con sua moglie. L'incontrare sei minuti. Come? Cosa facciamo noi? Siamo in viaggio di nozze. Ok. Non posso essere più Nozzaway. È diventato Cantaway il seleniano. Ti auguro tanta felicità. Perfetto. Adesso l'unica cosa che tecnicamente dovrebbe chiudere il cerchio sarebbe quella di ritornare ancora una volta sulla Terra e cercare Namingway in una delle sue località, ovvero in tutte le zone in cui l'abbiamo incontrato potremmo effettivamente trovare Namingway, e in ognuna di queste zone, se non sbaglio, dovrebbe darmi la sublimazione, se non sbaglio, che si chiamava Viaggio Sicuro, che era per l'appunto quella di evitare di trovare i mostri. Quindi ecco, perfetto. Quindi, ora io non so effettivamente dove lui possa essere, quindi voglio fare un attimo un giro, non appena lo trovo vi farò vedere.